Ciao Sliars, come state? Bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con la piccola Mitichu Lily e la sua fontana. Come ti chiami tu? Baby. Ah, lei si chiama Medi, se non lo sapevate. Mamma. Io sono la mamma. E tu quanti anni hai? Due. Due. E la mamma quanti ne ha? Due. La mamma ne ha 21. Uno. Oggi sarà una giornata veramente un sacco bella e non vedo l'ora di iniziare a raccontarvi le cose che faremo. Comunque, se sentite molta pace, a parte questo scoiattolino, è perché Selena è al centro estivo, è mattina e tra poco sono le... Tra poco è mezzogiorno. Perdonate le mie condizioni per le unghie, adesso tra qualche giorno ho l'appuntamento per rifarle. Me lo puoi dare per favore, Madison? Fammi vedere se è finito. È vuoto. È vuoto. E mentre vi spiego che cos'è, hai visto che non era vuoto, o ne vuoi un po'? Mi preparo insieme a voi perché tra poco devo uscire. A me piace mettere un po' di crema sul viso. In realtà prima della crema ci metto delle goccettine, solo che adesso ormai ho sbagliato. Non so se consigliarvele perché le sto usando ancora da poco. Sono queste qua. Sono simili a quelle di The Ordinary, ma la tipa mi ha detto di non prendere quelle perché quelle funzionano solo a tipo il 70%, mentre queste invece al 100%. Una roba simile. Questo verde, per esempio, è per le impurità, quindi per non avere brufoli, visto che avevo uno sfogo tremendo qua, sicuramente anche per il caldo e il sudore, però vi giuro facevo paura. Madison, non sei simpatica. E questo, vedete perché la Yusi non fa più video? Perché c'è un piccolo esserino che è veramente lagnosina. E ora passiamo a fare le sopracciglia, che in teoria tra un pochino dovrò smettere di fare perché sto prenotando sulla microblading. L'effetto che piace a me è il Latin Brows. E c'è Madison che sta facendo un casino. È un'attrice, ve lo giuro. Vi presento la mia drama queen. Eppa! Bisogna prendersi dei tempi di break, delle piccole pause. La Selena ha una bici con le rotelle e ci sa andare, e tra l'altro lei veramente adora fare le passeggiate in bici. Adesso, prima di continuare con il video, vado a cambiarmi, però vi faccio vedere l'outfit. Ed è questo qui che tra l'altro mi è appena arrivato ed è composto da questa maglietta insieme a questa gonna. Beh, devo troppo farvi vedere un attimo l'outfit perché credo di essermi innamorata. Oddio, ma è bellissima! Sembra corta ma è stupenda perché sotto ha anche il pantaloncino. Sistemiamo bene i capelli, finiamo il make-up e vedrete che cosa fantastica verrà fuori. Scusate, robe serie, Madison stava cercando di mettere fine alla vita del mio blush preferito. Io di solito il fondotinta lo uso, però in questo periodo fa veramente troppo caldo, quindi mi sembra di appesantire troppo il trucco. Bravissima Madi, super 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 brava, super 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 brava. Alzati, 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 perché? Perché tu... Non è successo niente, hai ragione. Vuoi battere 5 alla mamma? E pugno? Pugno, pugno. Ah, ah. Madonna, è proprio dispettosa. Ma che pugno, basta. Metto magari un po' di correttore. Sì, esattamente quello che la Madison cerca di distruggere. E faccio un po' di contouring. Tento di alzare la punta del naso in questo modo. Vai a creare una linea lì. Il triangolino. Non mi viene spesso, però quando mi viene è fantastico. Riprendiamo il correttore che Madison mi ha già rotto. In realtà ne ho altri, solo che questa tonalità mi piace un sacco. In questo modo. Cosa molto importante che faccio prima di andare a stendere il mio make-up è prendere il fissante e lo vado a spruzzare. Posso andare a stendere il tutto. Poi dopo magari posso anche stenderlo un pochino così sulle occhiaie. Cosa che io invece non facevo praticamente mai. So che è un consiglio che vi danno tutti. Io l'ho sempre sentito da tutti, però non ho mai ascoltato questo consiglio. Ragazzi, veramente struccatevi la sera prima di andare a dormire. Io non è che esagero mai con il trucco. Ne metto sempre veramente poco. Però se volete evitare irritazioni alla pelle, lo so che adesso non vi capita, però ve lo dice appunto una persona a cui non capitava mai. Poi con il tempo, tipo a me adesso, mi escono questi sfoghi se non mi strucco. Adesso stanno anche sparendo, ma vi metto qua una foto di com'era la mia situazione qualche tempo fa. Struccatevi, struccatevi, perché ovviamente per il corpo soprattutto adesso anche trucco, sudore, viene
fuori un macello. Sto seguendo un pochino di ragazze che mi motivano tantissimo a migliorare ogni giorno come persona. Consigliano moltissimo di imparare a prenderci del tempo per noi stesse, che possono anche essere 30 minuti, anzi, avete presente quei momenti in cui ci sdraiamo sul divano e stiamo lì a scrollare su TikTok, su Instagram, scrolla e così passa mezz'ora, un'ora, due ore, passano ore infinite, letteralmente stiamo ore a scorrere senza fare niente di produttivo per la nostra vita. Io sono veramente un sacco contenta perché sto iniziando proprio a cambiare mentalità, a cambiare la forma in cui vedevo moltissime cose, a cercare di focalizzarmi sul bello delle cose. E per esempio questa qua è una cosa bellissima perché, e ripeto, anziché metterci a scrollare per ore, possiamo prenderci del tempo per noi per leggere un libro interessante, non far mangiare i pennelli da tua figlia, uscire, fare una passeggiata in bici per qualche oretta, sentire l'aria fresca, stare in compagnia di buone persone. Dobbiamo circondarci di buone persone perché le persone di cui tu ti circondi sono letteralmente il tuo specchio. Quindi quando tu esci con determinate persone, pensa: io sono letteralmente come loro, assomiglio tanto a loro, e se quel tipo di persone non ti piacciono, cerca di allontanarti perché sicuramente quella non è la strada per voi. Io sono cose che sto capendo adesso, invece prima davo per scontato tutto, preferivo rimanere o totalmente da sola. Poi arrivavo ad un punto in cui dicevo no, voglio fare amicizie, e non mi interessava le persone con cui facevo amicizie, mi bastava coprire il vuoto. Adesso invece mi sta proprio scendendo la voglia di circondarmi di persone che letteralmente non apportano niente alla mia vita, non sono in grado di farmi imparare cose nuove, imparare a comportarmi meglio in determinate situazioni. La mia testa è completamente cambiata. Poi vi devo assolutamente fare un altro video tutto dedicato a questo, però vi giuro, la Yusi sta cambiando tantissimo e sono veramente tanto tanto contenta del miglioramento che sto avendo, dei ragionamenti, dei pensieri, degli obiettivi che mi sto ponendo. Sono troppo contenta. E tre puntini anche da questa parte, molto soft. Io uso questo qua preso alla Kiko. Spruzziamo. E le persone che mi conoscono già da un po' sanno ovviamente che il bianco è il mio colore preferito in assoluto. Ora diamo un po' di colore alle nostre labbra. Adoro questa matita. Voilà. Oggi vado di gloss. Lo vuoi mettere anche tu, Meti? Lei adora mettere i rossetti, lo sulla labbra, tutti i trucchi della mamma. Come così? Il make-up comunque è quasi terminato, adesso vado giusto ad illuminare un attimino le sopracciglia con questo qua. E detto questo, adesso il mio make-up è finito. Siamo arrivati alla conclusione di questo video, io vi mando un bacione e devo scappare perché qualcuno qua dietro di piccolino vuole il pranzo, quindi devo andare a preparare il pranzetto per la mia principessina piccola e poi più tardi vado a prendere Selena all'asilo centro estivo. Vi mando un bacio immenso e un abbraccio e fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe che parlassi in un altro video qualcosa di più approfondito riguardo a questo argomento che al momento mi sta piacendo veramente tantissimo, sul amarsi. Ciao!